mirato l'Ibrahimovic sulla difesa, perché i gol li fai. Oggi è andata bene, sono contento, ho fatto un gol importante, per il momento della partita dovevamo recuperare, il risultato negativo del primo tempo, ha visto loro e metterci sicuramente molto più cattiva di noi. Siamo entrati in campo dopo il mister, ci dà una bella strigliata, ci siamo riuniti nello spogliatoio da soli, e soli noi 11 eravamo in campo e ci siamo detti di grandi marci, però oggi abbiamo fatto una brutta figura. È andata bene, speriamo poi. Insomma, è stata proprio l'azione che ha dato un tiro poi a questa rimonta, è vero che avete cambiato pelle tra primo e secondo tempo? Sì, siamo entrati in campo con un'altra testa, forse tutto quello che è successo ci ha un po' condizionati, e loro avevano un'altra voglia di vincere. Il secondo tempo si è vista tutta un'altra squadra, un altro gruppo, fortunatamente il gol è primo subito, abbiamo fatto poi il rigore, il terzo gol, quindi penso che la prestazione del secondo tempo sia quella da cui ripartire. Ma quanti gol hai fatto in Italia? Tanti? Sì, un po' più di 50. Diciamo che era tanto che non facevo gol, sono contento di aver fatto oggi, speriamo di farne altri, è sempre bello, con questo pubblico vale la pena fare cose. Ma ce l'hai che cosa, il gol? Il gol. Ah, dal punto di vista tuo, non l'abbiamo visto, ma come l'hai visto? Dal punto di vista è stato bellissimo. Un gol tra virgolette semplice, perché è stata una gran palla di Ferretti sul secondo palo, loro si sono un po' distratti, ora solo niente di particolare, però per un difensore non è mai facile fare gol, quando non si riesce festeggiato meglio si può. C'è una dedica particolare? Sì, ai miei bambini che oggi non potranno essere qua, sicuramente l'hanno vista in televisione, sono i miei primi tifosi, quindi perché quando tornare a casa con la vittoria poi sei più allegro, sei anche più disponibile con loro. Sicuramente. Poi mio figlio si è rotto il braccio questa settimana, quindi sarà sicuramente contento di vedermi tornare più felice.